Eccoci qua, buonasera, benvenuti o bentornati a seconda dei casi. Ringrazio tutti quelli che stanno seguendo i progetti del punto di vista e non solo. In questo caso, questa sera di altri due canali amici, uno che ormai lo conoscete alla grande perché è il mio compagno di mille progetti e mille programmi. Quindi, benvenuto Marco Radius di Radius 23, come stai? Sto molto bene, grazie. Sono contento di essere qui, sono contento di essere a fianco a Susi, che stimo tantissimo, la ritengo una delle migliori ricercatrici che abbiamo oggi sul web e quindi insomma fa delle cose veramente molto interessanti, quindi vi consiglio veramente di visitare il suo sito perché è straordinario per certe interviste, per certi interventi. E saluto tutti i presenti, chiaramente. Guarda, condivido tutto ciò che hai detto perché abbiamo effettivamente un'altra volta, è la seconda volta che viene da noi, l'amica del canale My Little Crocodile, Susi, come stai? Benvenuta. Ciao Adriano, grazie per avermi invitata. Sono molto contenta di essere qua con Marco a trattare un argomento che onestamente mi manca. Cioè, dopo il Covid, basta, basta, non posso più, basta. Eh sì, guarda, è un attimo in cui anche io sto spingendo su altre ricerche perché ormai di quella roba lì ne abbiamo parlato tutti e troppo, secondo me, quindi è ora un po' di allargare e magari anche tornare su delle cose che avevamo già in passato studiato, perché entrambi siete, insomma, ben avvezzi a determinati argomenti. E effettivamente questa sera vorremmo parlare di tutta quella ricerca che spesso ultimamente viene riportata in auge da altri ricercatori, ma che c'è un'origine ben definita, ben chiara, e sono tutti quei ricercatori degli anni 80, 90, probabilmente anche prima, che vanno a riguardare il concetto ufologico, abduction e alienologico in qualche modo. Anche se io con Marco abbiamo fatto qualche puntata e abbiamo notato che ci sono delle differenze, delle cose da chiarire, ci sono un po' di diciamo, sì. Cose da tenere in conto quando si parla di queste cose, come per esempio è importante tenere, diciamo, ben presente il fatto che ci sono appunto stati dei ricercatori. Io, per esempio, conosco Carla Turner, conosco Bud Hopkins, conosco altri personaggi che sicuramente hanno fatto il loro. Partiamo intanto subito da Susi, visto che è nuova qui da noi, quindi le facciamo subito fare i primi passi verso questa serata. Io partirei da Carla Turner, Susi, so che tu conosci bene l'argomento, so bene che sai bene determinate cose, quindi cosa puoi dirci di Carla Turner? Chi era? Carla Turner, guarda, penso la mia ricercatrice preferita in assoluto. Io devo dire che onestamente sono partita per puro caso a studiare proprio i ricercatori americani, quindi poi sono arrivata anche ai ricercatori francesi e così via. Però la Turner è stata quella che per una questione di umanità e di informazioni riportate sul campo mi ha colpito in assoluto di più. Molti dicono, ah, ma era una dotta. Certo, infatti, grazie a lei abbiamo tutte le informazioni in maniera molto precisa, molto dettagliata del modus operandi che avviene in queste situazioni. Perché lei ricordiamo che ha scritto, scusate se do dei colpi al monitor, abbiate pazienza. Lei ricordiamo che ha scritto il libro Rapite, Rapite dagli UFO, dove intervista sette donne che riportano ognuno un caso specifico. Lei aveva contatti con moltissime persone che erano all'interno del fenomeno. E sceglie queste sette donne proprio come chiavi di volta per spiegare la metodologia che viene usata in diversi casi, perché abbiamo una ragazza che è credente e quindi gli viene proposta una manipolazione adatta ad una credente. Abbiamo un'altra signora che ha avuto dei conflitti familiari gravi e gli viene proposta una manipolazione da un punto di vista emotivo-psicologico. Quindi penso che la Turner sia il più grande pozzo di informazioni riguardo alla casistica che abbiamo di questo fenomeno cioè è la mia preferita, nel senso, potrei parlarne una settimana di sta cosa, però ve la risparmio. Cioè, Sì, facciamo delle domande, ok? infatti Marco, volevo proprio sentire da te, insomma, intanto la tua opinione su questa ricercatrice, anche se un minimo già ce l'hai data, e poi volevo che interagiste voi due perché so che tu hai anche delle domande da fare a Susi, quindi prego. È una delle ricercatrici che più amo, insomma, io ho sempre detto che la tengo molto a cuore, Carla Turner, anche perché comunque sia,
c'è questo fatto, c'è la sua morte nel 96, insomma, 48 anni, per uno strano tumore, insomma, quando poi tra l'altro si era fatta veramente tanti nemici, non soltanto in quelli che, diciamo, i famosi negazionismi dell'ufologia, delle abduction, eccetera, eccetera. Quello che ho trovato è che c'è stata anche molta frizione da parte di quella parte che invece della scienza che studiava questi fenomeni, perché lei si era messa anche contro certi psicologi, a certe situazioni che chiaramente l'hanno resa un po' antipatica a tutti, però parliamo di una persona che ha fatto simposi al MUFON ovunque, che ha fatto conferenze in tutto il mondo, che come diceva appunto Susi ha scritto questo libro con 7 donne ed è stata subito accusata di questo, perché chiaramente ha intervistato donne perché chiaramente lei rivedeva in se stessa in... Può anche essere, ma questo non significa nulla. Io so semplicemente che è stata l'unica persona al mondo che per la prima volta non è stata vittima di questo fenomeno, ma l'ha studiato, lo ha approfondito, lo ha divulgato al mondo. Quindi di questo dobbiamo essergliene solo che grati, insomma. Poi ecco, se vogliamo parlare proprio di detrattori, insomma, forse Susi ne sa qualcosa, insomma, ci sono stati il famoso astronomo, il Carl Sagan, no? Che ne disse parecchie sul suo conto, eccetera, eccetera. Però lei, insomma, voglio dire, quando gli parlavano di problemi di psicologici, erano semplicemente problemi psicologici, ecco perché, come riferiva sul libro, c'è quella persona che è estremamente religiosa e non è che gli si è adattata al rapimento, ma semplicemente lei vedeva, aveva queste visioni perché chiaramente aveva problemi psicologici. Vorrei ricordare, come ha detto giustamente la Turner, che queste cose succedevano anche ai bambini molto piccoli che vivevano questa esperienza, che però non potevano avere certo quel tipo di problema psicologico proprio perché bambini troppo piccoli per avere quel tipo di problema psicologico. Quindi già lì decade i famosi detrattori, insomma, che gli hanno sempre dato addosso. Quindi che ti devo dire? Io non so se Susi magari conosce... Tra l'altro, ecco, quello che volevo chiedere a Susi è proprio questo, è secondo me la cosa più importante. Noi sappiamo benissimo quello che ha fatto la Turner e quello che è riuscita a tirare fuori, no? Poi a un certo punto della sua ricerca ha proprio affermato che, io l'ho sentito almeno in un paio di interventi, che erano veramente interessati all'anima dell'essere umano, no? L'ha detto almeno un paio di volte questo. L'ha detto molto, molto più di un paio di volte. Era una tesi che aveva tirato giù con Barbara Bartoli. Che inoltre ricordiamo che tutte le donne del libro rapite sono morte in circostanze misteriose. Lei voleva portare un po' la figura femminile nel mondo dell'ufologia. Secondo la Turner c'era appunto questa ricerca dell'anima, però ricordiamo che la Turner ne usciva da un'epoca molto particolare, che erano i favolosi anni 70. Quindi io, almeno personalmente, ed è una mia opinione personale, ci vedo un po' di quella mentalità, no? Di quegli anni, quindi l'anima, New Age, queste cose. Dal mio punto di vista, e insomma dagli studi che ho fatto, da tutto quello che ho letto, io non credo che si possa parlare di anima, cioè credo che piuttosto queste entità stiano cercando energia pulita, energia continua, energia infinita. È come se l'essere umano trovasse dei topi che sotto stress producono petrolio. Immaginate che cosa potrebbe succedere. Ecco, io penso che sia successa la stessa cosa. Queste entità sono maestri delle frequenze, maestri della manipolazione delle frequenze, letteralmente anche della materia, entrare in frequenza e prendere forma materiale. Poi c'è un grande discorso riguardo all'ipotesi parafisica. Se volete parliamo anche di Jacques Vallée, di John Keel. Ce ne sono di personaggi che appunto hanno trattato il tema anche in una maniera meno Viti e Bulloni, ma più frequenziale, insomma, ne parliamo. Comunque, ecco, l'anima, lei sì, intendeva che ci fosse proprio questa depredazione, comunque, che per me è più una depredazione di tipo energetico, e poi anima, energia, materia, sono tre cose completamente intrinseche, perché noi ricordiamo che comunque tutto il mondo, tutta la materia è frequenza, noi siamo frequenza, ogni cosa è frequenza, per cui sì, c'è una depredazione, però ecco, il concetto di anima la vedo molto anni 70, molto rock and roll, ok? Interessante questa visione. Io sono ancora fermo con i miei dubbi, ovviamente, al discorso dell'anima, e ho provato un po' a interagire con altre realtà, no? Qualcuno dice lo spirito, qualcuno dice appunto l'energia in qualche modo. E tu Marco, per esempio, cosa ne pensi?
Ma guarda, io in parte sono d'accordo perché è chiaro che questo è un po' un retaggio dell'epoca New Age, no? Quindi diciamo fino agli anni 90, eccetera, eccetera. Quindi su questo do pienamente ragione a Susi. C'è da dire che ancora oggi c'è una sostanziosa fetta di persone, di ricercatori, eccetera, eccetera, insomma, che puntano molto su questo e credo che comunque vadano comunque assolutamente tenuti in considerazione perché la cosa importante poi è comprendere quello che cercano di fare, no? Quando alla Carla Turner, ad esempio, quando gli dissero, ma sai, il fatto del grigio, sono sempre i grigi che rapiscono, eccetera, eccetera, no? Perché c'è una specie di, è una forma di deformità umana, diciamo così, no? Una deformità fetale, la chiamarono. Determinati psicologi, lei rispose, ma di cosa state parlando? Vi vorrei ricordare che ci sono persone rapite che non hanno mai visto un grigio, ma hanno visto magari esseri rettiloidi o insettoidi o addirittura perfettamente umani, insomma. Poi, insomma, lei si mise anche contro una certa branca dei militari perché parlò anche pesantemente del MILAB, di cui Susi sicuramente conosce bene l'argomento e quindi le cederei proprio la parola sul MILAB, che magari ci può dare qualche nozione che io non ho. Allora, sì, per quanto riguarda i MILAPS, ho trovato un grandissimo ricercatore, che si tratta di Helmut Lammer, che ha stilato proprio, io penso, la più grande, immensa e faticosa ricerca proprio riguardo ai MILAPS. Tanto per chi non lo sapesse, i MILAPS sono una milizia nera, cioè milizie pagate in nero. Da chi vengono pagate? Uno si potrebbe chiedere, ma chi è che ha interesse? Le case farmaceutiche e i produttori di tecnologia, spesso tecnologia bellica. Questi MILAPS erano veramente una doppia croce degli adotti, dei rapiti, perché dopo il rapimento alieno avveniva il rapimento umano. Quindi succedeva che letteralmente l'adotto veniva preso, messo sotto pentotal e interrogato per ore e ore e ore. Quindi, poverina, la Turner ha fatto luce anche su questo problema. E diciamo che è stato un po' un posto dove non doveva mettere le mani. Abbiamo ancora un ricercatore in gamba, molto bravo, ex dipendente della CIA, quindi io tendo sempre, mi piace, mi interessa tutto, leggo ogni ricerca, ogni studio. Tendo sempre a mantenermi un po' alla larga da chi era nella CIA, nella massoneria, perché io non credo che si esca mai da certi movimenti. Però diciamo che c'è una frase molto particolare che ha detto questo ex dipendente proprio della CIA, che è Darrell Sims, che era un poliziotto, poi è diventato insomma, e lui ha proprio detto che la Turner, poco prima di morire, gli diede un biglietto di cui lui non ha mai parlato, ma ha sempre lasciato intendere che non sia stata comunque una morte naturale. Ricordiamo che oltre le sette donne del libro rapite, come vi ho già detto, che sono morte, addirittura Barbara Bartolik, insomma, è morta anche lei in un incidente da cui non si è mai più ripresa. La Turner è morta di una malattia fulminante, come ci diceva Marco prima, è morta di una malattia letteralmente sconosciuta, per cui in brevissimo tempo è stato qualcosa di totalmente devastante. Più che una malattia, poteva essere proprio un intervento. Le famose frequenze militari, cioè un intervento di quel tipo. Come ha messo le mani nella faccenda militare, ha interrotto la sua carriera, ecco, diciamo così. Cioè, quindi praticamente finché si parla di alieni va anche bene, in un certo senso, quando si accosta ai militari succede sempre qualcosa di sbagliato, Marco, giusto? Eh beh sì, insomma, quando si toccano certe cose, insomma, io vorrei ricordare le esperienze che hanno avuto Phil Schneider o quella che ha avuto Spears, ad esempio, che stava in piena conferenza a Varsavia, 39 anni, e muore fulminato sul divano, insomma, voglio dire, no? Quando dice, manda un SMS, guarda caso, ai suoi genitori e gli dice, guardate, se mi succede qualcosa cercate di indagare, e muore poco prima di fare questa conferenza dove aveva della documentazione top secret sul Solar World e su altre situazioni che guarda caso riguardano proprio i militari, quindi c'è anche chi ha rischiato, c'è ad esempio Corey Good, che secondo me è un altro che andrebbe un attimino studiato perché lui addirittura è stato cresciuto nei reparti militari perché a 6 anni era un bambino difficoltoso, lo hanno portato proprio nei MILAPS, è cresciuto proprio nei MILAPS, praticamente è diventato grande nei MILAPS ed era uno dei MILAPS, insomma c'è stato fino all'87, no scusami, dall'87 al 2007 c'è stato.
ha fatto delle operazioni incredibili, parla del 20 and back, il famoso 20 and back, cioè questa possibilità di andare a vivere 20 anni in altre situazioni. Cioè, è chiaro che c'è intorno alla sfera militare, soprattutto quella statunitense, questo è ovvio, c'è questo alone di mistero, perché poi ecco ci sono i MILAPS, ci sono i RIAPS, che addirittura sarebbero quelli che fanno di nuovo il, cioè che fanno il doppio rapimento, il triplo rapimento, no? E in quel caso lì magari si fanno passare anche per alieni. Appunto l'altra volta ti facevo l'esempio del ricordo di quella persona che vedeva l'alieno, il grigio, con una beretta in mano che lo minacciava, cioè figurati se un alieno lo può minacciare con una beretta, insomma, è chiaro che quello non era certo un alieno. Quindi insomma, ci sono una serie di situazioni talmente fumose intorno a le famose basi sotterranee, le famose basi di Dulce, quello che è successo a Tom Castello, Costello, che dir si voglia, insomma, che ancora non si è capito come si chiamava sto benedetto testimone, insomma, che è sparito con tutta la famiglia. Ce ne sono tante di situazioni intorno all'area militare che veramente restano così fumose. Non è esattamente facile riuscire neanche a arrivarne a capo, perché sinceramente, per quanto si faccia ricerca, anche insomma, io cerco dappertutto, anche in siti cinesi, anche in siti dove è possibile, giapponesi, russi, insomma, ti arrivano delle informazioni, ma non sono poi così ricche di prove che possano garantirti un poter dire ecco quello che è successo, una certezza, diciamo. Esatto, le certezze purtroppo non ce ne sono quasi mai. Non ce ne sono. Ok, Susi, io ho sentito spesso, insomma, questo concetto del fatto, come abbiamo detto prima, che gli alieni cercano qualcosa, o chi per loro cerca qualcosa, tipo anima, spirito e quant'altro, ma nelle ripetute, per esempio, nei ripetuti rapimenti, dove spesso a volte spesso in realtà viene riportato anche indietro il corpo, vengono fatti magari degli esperimenti, lì per esempio cosa si fa, secondo te? Allora, guarda, questo qua è un discorso interessante ed è stato trattato sia anche dalla Turner, logicamente, che è stata la prima a sollevare un dubbio. Lei si è occupata molto di memorie dello schermo, le sue ipnosi duravano anche 10 ore, ragazzi, stiamo parlando di una stacanovista, e lei è stata un po' quella che, insieme a Bud Hopkins, John Mack, ha portato negli anni 80-90 la tecnica dell'ipnosi per indagare queste cose. È, diciamo, una tecnica a metà. Io onestamente non mi fido molto dell'ipnosi, è un'opinione personale, ragazzi, sempre, tutto opinione. Io la penso come te, guarda, personalmente. Sì, esatto, perché ci sono diverse ragioni. La prima ragione è che comunque, oltre che l'alieno, chiamiamolo alieno per adesso, che nient'altro vuol dire che estraneo, ma l'alieno, queste entità ti diranno sempre quello che vuoi sentirti dire, cioè loro sono ingannatori, sono... Se tu vuoi sentirti dire qualunque cosa, loro ti verrà detto esattamente quello. Quindi anche il ricercatore, durante l'ipnosi, purtroppo influenza la risposta, perché l'alieno agisce così. Lui ti dice quel che vuoi. E, d'altro canto, bisogna dire che dall'ipnosi sono uscite comunque delle informazioni fondamentali. Queste 10 ore era un sistema, veniva definito dalla Turner, a cipolla. Quindi levavano uno strato, due strati, tre strati. E hanno trovato non solo memorie dello schermo, ma ricordi cover-up. Quindi lei ai militari ci è quasi arrivata per caso, disgraziatamente direi. Sotto tanti strati di cipolla, alla fine c'era proprio un intervento, anche una mano umana. Non solo delle entità, quindi, andavano a fare i loro porci comodi. Però, entrando più nello specifico, le operazioni chirurgiche. Allora, noi abbiamo clinicamente... Bud Hopkins ne ha fatto una raccolta magnifica, incredibile, prove mediche eccezionali. Poi il primo medico che analizzò i microchip proprio estratti dal corpo dei rapiti fu Blair, che appunto è stato il primo a analizzare a livello proprio biochimico questi microchip, trovando delle cose eccezionali. Se volete poi ne parliamo anche di proprio delle analisi mediche, cliniche, biologiche, dei componenti. Vabbè, in definitiva... Ci sono due strade da percorrere. La Turner diceva che, ad esempio, le gravidanze aliene, no? Erano l'ennesimo aggancio, ad esempio sulle donne, anche sugli uomini comunque in alcuni casi, per mantenere l'adotto attaccato, anche con uno strato emotivo, no? Quasi a questi aguzzini. Ma è la prima che dice, per me non è vero, per me non esistono le gravidanze aliene. Per me è una grande scena teatrale. Da qua poi si ricollegherà il pensiero, no, potremmo dire, di Kiel o Jacques Vallée,
che parlano proprio di creature extradimensionali, no? È l'ipotesi parafisica. Loro fanno veramente quelle operazioni, ok? Perché ci sono dei segni tangibili, delle cicatrici enormi, dei corpi estranei, degli organi mancanti addirittura, organi che non lasciano tracce, delle situazioni mediche veramente allarmanti, veramente strane. Ma per loro è come una un'azione teatrale. Loro cercano di estrapolare il più alto livello di stress, paura, ansia, panico dal soggetto. Se noi fossimo nell'epoca medievale, saremmo rapiti dalle fate. E le fate avevano altre pratiche, ok? Avendo altre pratiche, non che non... Io ho molta difficoltà a spiegare questo concetto. Non che non siano reali, ma sono interpretazioni. Cioè loro fanno quel che ogni era ha i suoi alieni, ai suoi rapitori. Ieri erano le fate, i folletti, i troll, oggi poi sono state le streghe, i vampiri. Oggi sono gli extraterrestri, perché abbiamo questa visione dello spazio. I grigi, terzi, no? I grigi. I grigi addirittura dicono che sia comunque un costrutto umano, delle macchine, per cui anche lì ci sarebbe da aprire un'enorme parentesi. E lo possiamo vedere anche nel libro di David Jacobs, un libro degli anni 80-90, The Threat, e The Secret Life, dove parla appunto nello specifico proprio dei grigi, di tutte queste forme di vita particolari. E gli adotti addirittura dicono che siano fatti come di gomma piuma, cioè al tatto siano fatti proprio di gomma piuma. Comunque, queste operazioni e questi rapimenti, secondo me, ed è sempre la mia opinione, perché è bello che ci siano opinioni diverse, sono fatte proprio come salasso, cioè vanno a picchiare nella psiche il più potentemente possibile. Cioè, se noi domani sviluppiamo una paura terrificante per esempio, non lo so, il Mothman, vi faccio un esempio molto stupido, e subiremo, se a livello sociale grande, subiremo dei rapimenti da parte di quella creatura con una meccanica di, diciamo, di azioni e contorno di tutta la situazione che abbia il più grave impatto possibile sulla nostra psiche. Ok, penso di aver spiegato. Perché sarà specifico. Cioè, c'è anche una parentesi da fare, però è una cosa semplice, però è una cosa che va notata. Quando voi vi sentite felici, ci sentiamo felici, no? Siamo su di morale, siamo molto ricaricati a livello di energie, siamo attivi, pimpanti e la nostra energia rimane nostra. Quando siamo arrabbiati, impauriti, stressati, spaventati o subiamo dolore, questo ci provoca stanchezza, perché quella è un'energia, è una frequenza ad alto rilascio energetico. Quindi loro pescano, è come un gorgo, come un lavandino energetico letteralmente. Mentre invece quando stiamo bene, per quello non è che loro vogliono farci del male, loro fanno i loro interessi, come il leone, non è cattivo se preda la gazzella. Disgraziatamente noi siamo la gazzella in questo contesto. Più chiaro di così si muore, insomma. E Marco, volevo dirti, io sono d'accordo con Susi quando diciamo che l'anello di congiunzione di tante scoperte è l'ipnosi regressiva, che può essere valutata un po' al 50%, volendo, insomma, dare una percentuale. E quindi si può dire che nel racconto c'è molto dell'ipnotizzato, ma anche molto dell'ipnotizzatore in qualche modo, no? Ma se diciamo in questo modo c'è molto dell'ipnotizzatore, le informazioni che vengono fuori potrebbero venire appunto da lui piuttosto che dall'ipnotizzato. Quindi è un po' come guardare dentro se stessi quando si fanno certe scoperte, secondo te? Effettivamente c'è un problema su quello che può essere il discorso ipnosi regressiva. Innanzitutto bisogna vedere a chi ti metti in mano, questo è fondamentale. Quando questo tipo di operazione la fece Jacobs, ad esempio, quando questo tipo di operazione la fece Hopkins, si mise in mano a delle persone, insomma, di un certo livello. Aphrodite Klemmer era una di queste e sicuramente sapeva quale sistema usare, sapeva, come diceva prima Susi, nel caso di Carla Turner, come togliere a cipolla tutti quei sovrastrati e sovrastrutture del pensiero che erano stati creati ad hoc per arrivare fino in fondo, insomma. Quindi che ci sia effettivamente quello che dice Susi, io lo condivido appieno, nel senso che secondo me effettivamente
loro si nutrono di queste paure, quindi automaticamente creano la paura che è più adatta a te, ecco, o la credenza che è più adatta a te. Se tu sei un fervido cristiano, ti apparirà Gesù, la Madonna e quant'altro. Se tu sei una persona che magari ha paura, come diceva lei, del Mothman, o ha paura del dinosauro, è capace pure che gli appaia il dinosauro. Cioè, questo non è un... Purtroppo è così, è successo in tantissimi casi. Credo che però ci sia anche una sorta di evidenza fisica che ci hanno mostrato anche queste persone, nel senso che comunque sia che esistano questo tipo di... Io, insomma, voglio dire, il ricordo che ho, ad esempio, di Hopkins, di quando fece quell'indagine su quel famoso rapimento che videro queste due guardie del corpo, di cui parlammo l'altra volta, no? Due guardie del corpo col politico, insomma, confermò il politico, confermarono le guardie del corpo, lui fece una ricerca e trovò altri 21 testimoni, 24 persone che neanche si conoscevano tra di loro, raccontavano la stessa identica storia, cioè hanno visto questa persona in posizione fetale con una vestaglia da notte, una donna che veniva trasportata in un disco volante da un palazzo adiacente, e con intorno 3 o 4 personaggi che, insomma, le famose guardie del corpo avevano definito delle persone orribili fisicamente da vedere, no? E avevano descritto un po' come dei grigi, non proprio esattamente come dei grigi, secondo me erano anche degli insettoidi. Comunque, ci sono delle evidenze fisiche che mostrano effettivamente che c'è questo tipo di operazione, quindi, ma ne possiamo raccontare, penso che io e Susi ne conosceremo a centinaia di casi, quindi, insomma, non è inutile fare degli elenchi, però... effettivamente, secondo me, una non esclude l'altra. Cioè, questo è proprio, anzi, secondo me sono complementari l'una all'altra, sono esattamente complementari, perché questo tipo di operazione, oltre che vederla fisicamente, chi fino a ieri non si è proprio occupato di UFO, il politico, le due guardie del corpo, cioè non è che erano dei fervidi credenti che stavano aspettando di vedere qualcosa, si sono trovati davanti a questa scena all'improvviso. Quindi questo per me è una chiara prova. Quando hai altri 21 persone che testimoniano la stessa cosa e non si conoscono tra di loro, quella è una prova. È più prova quello che una qualsiasi fotografia, che un qualsiasi video. Queste per me sono prove. Perché si basano su testimonianze di persone che tra di loro non si conoscevano e raccontano la stessa storia. Allora non si può certo parlare di... Non è che siamo davanti alla Madonna di Lourdes, dove uno può dire anche, vabbè, ma quella è una suggestione di massa. Lì ognuno faceva i suoi comodi perché era un giorno qualsiasi, eppure tutti hanno visto la stessa cosa. Quindi c'è da prenderlo in considerazione. E un altro che secondo me andrebbe preso molto in considerazione è il povero John Mack, anche lui morto in circostanze molto strane mentre era a Londra e doveva fare, guarda caso, una conferenza, viene investito da un pirata della strada ubriaco che poi pensa questo pirata della strada prenderà solo 2 mesi. Questo poi è da spiegarsi, insomma, no? È morto anche lui così, insomma, e anche lui aveva molta gente contro, soprattutto perché, insomma, lui era un premio Pulitzer, era uno psichiatra infantile, e molto successe dopo il fatto dell'Ariel School, dove lui partecipò e lì fu veramente una testimonianza pesante la sua, no? Tra l'altro, proprio quest'anno sono uscite anche le fotografie che 30 anni fa non sono uscite, dove fanno vedere proprio il posto dove sarebbe atterrato questo disco volante da quale sarebbe uscita questa entità che avrebbe parlato con 60 bambini. Ecco, lui ha intervistato uno psichiatra infantile, chiaramente, che intervista questi 60 bambini per comprendere quello che avevano visto, e fa una relazione e dice: signori, questi oltre 60, mi pare che erano 66 o 64, adesso non ricordo, questi bambini hanno visto esattamente ciò che raccontano. Tutti. Non c'è menzogna, non c'è invenzione, non c'è neanche correlazione fra le storie che possa far pensare a un qualche cosa di creato così, anche perché parliamo di bambini. Quindi, di fronte a certe evidenze, chiaramente poi si paga pegno, perché poi, ecco, magari dopo 30 anni riesce fuori anche il tedesco che aveva fotografato, guarda caso, dove erano atterrati. 30 anni fa non era uscita, esce quest'anno questa fotografia, è stata divulgata proprio quest'anno, mi sembra a maggio, se non sbaglio. Dove si vede appunto che ci sono dei grossi in mezzo all'erba, perché poi siamo in Zimbabwe, quindi insomma siamo proprio in un territorio tra l'altro molto arido, dove si vedono degli infossamenti che vanno giù anche di mezzo metro, dove probabilmente aveva appoggiato questa struttura molto importante. E anche John Mack ce lo siamo giocato con un pirata della strada, quindi insomma di morti ne ha fatti tanti questa credenza, no? Diciamo così. Eh già. Susi, vuoi aggiungere qualcosa su John Mack? Allora, John Mack era un altro molto molto in gamba. Io non condivido molto con John Mack, ma lo capisco, cioè non condivido ma capisco,
la sua visione del fenomeno come evoluzione, come evento, però mi metto nei suoi panni perché lui ha sempre ripetuto nel corso poi di tutta la sua carriera, da quando ha conosciuto Bud Hopkins, ricordiamo che Bud Hopkins poi è proprio quello che ha coniato il termine abduction, e Jacobs Mac non credeva assolutamente ai rapimenti alieni, era il totale scettico. Poi insomma l'hanno fatto incontrare un pochino a forza con Hopkins e allora ha detto va bene, proviamo ad indagare questa cosa. Si è reso conto da psichiatra, era insomma un insegnante, era uno psichiatra molto rinomato all'epoca, si è reso conto che qualcosa c'era e ha trattato sempre i casi con grande onestà, però la sua priorità era far stare bene il paziente. Quindi l'accezione positiva, molti non riescono a leggere fra le righe di quello che ha, diciamo, scritto, detto John Mack, ma l'accezione fra le righe era proprio vorrei che i miei pazienti stessero meglio, perché molti adotti finivano col suicidarsi o finire in situazioni veramente estreme, e in quanto medico la sua priorità era ovviamente curarli, era ovviamente dargli del sollievo rispetto ad una situazione che all'epoca era inaffrontabile, inarrestabile, ingestibile, no? Sembrava una marchiatura vita di una cosa che non sarebbe mai finita. Quindi insomma credo che la sua accezione positiva come evoluzione spirituale, esperienza, progetto di nascita, fra virgolette, fosse più un non ti ammazzare, vedici il lato positivo, ecco. Credo che fosse più questo, però mi piace molto John Mack. Tra l'altro ha fatto delle scoperte molto belle in campo psichiatrico, proprio riguardo ai rapimenti alieni, per cui, insomma, tipo lo shock ontologico, ha fatto delle grandi ricerche. Tutto qua. Ok, volevo farti subito un'altra domanda. Io spesso da neofita sento parlare della Confederazione Galattica. C'entra niente queste cose qua? Io non lo so, magari la taglio, elimino, perché non capisco, non so che si parla. Che no, ma parlane, perché comunque sia, insomma, è un argomento che sul web spopola, no? Esatto, infatti io è ancora quel retaggio New Age di cui parlavamo prima, secondo me. Ah, ok, perfetto. Sì. Allora, a me viene sempre un po' da ridere con questa confederazione. Non riesco manco a dirlo, cioè mi viene proprio... Allora, ci sarebbe un gruppo di alieni buoni con le mutande sulla tutina aderente, un po' gender fluid, che ci salvano. Allora ridi. Ma se tu mi parli di mutande insomma gender fluid non posso non ridere, lo so che nei disegni viene portato così, però insomma adesso me lo sono visto proprio davanti il disegno, anch'io uguale, identico, poi biondo, smilzo, occhi azzurri. Esatto, no, perché scusate, io adesso apro una parentesi, a me stanno particolarmente su una palla e voglio proprio dire la parola una palla, quelli della Confederazione Galattica. Perché questo, ragazzi? Allora, i tre quarti del mondo sono alla fame, alla disperazione e alla miseria. Ma come mai devono salvare sempre noi bianchi occidentali, no? Questi qua. Ma come mai non intervengono? Perché non possono intervenire, non possono interferire. I cattivi sì, però. Oh, porca Eva, ma chi le ha scritte queste regole? Chi le ha scritte? Chi l'ha detto? Chi l'ha deciso? Quindi questi qua non si rendono conto, anche tutti i contattari. Perché vanno sempre nei posti benestanti o comunque mediostanti, no? Dove più o meno se la cavano. Questi alieni scelgono proprio di contattare persone non del terzo mondo, alla fame, veramente alla miseria, in situazioni catastrofiche, no. Vanno nella medio-alta borghesia e lì fanno i loro contatti. Io, ragazzi, attenzione, non metto in dubbio la buona fede di tanti contattisti, perché ricordiamo che loro sono esperti dell'inganno e della manipolazione, ma questa casa mia si chiama propaganda. Non hanno fatto assolutamente nulla per il mondo, anzi, da quando hanno iniziato, dagli anni 70, come parla anche giustamente la Turner, l'inganno proprio del contattismo, dagli anni 70, da quando hanno iniziato a fare questa propaganda pure anche un po' scabeccia, perché voi state distruggendo il vostro pianeta, fra gli esseri umani non c'è amore, va bene, dagli anni 70 in poi abbiamo visto una discesa inarrestabile, cioè la situazione è andata veramente a puttane. Quindi io dico,
Va bene, me lo stai dicendo, io sono uno, non sono un capo di Stato, cioè non stai parlando con un presidente, stai parlando con uno che magari è un lavoratore normale. Perché lo vieni a dire a me? Perché non contatti le persone che possono veramente fare qualcosa? Tu stai aumentando la mia frustrazione, perché dico, ah, guarda quanto è bello l'alieno, quanto siamo miserabili noi, guarda che belle cose meravigliose, invece i miei fratelli mi deridono, perché io sono un contattista. È sempre lo stesso cerchio, è sempre lo stesso circolo. Non se ne esce, ragazzi. Purtroppo è Ho così. tutto ben chiaro adesso. Marco? Beh, guarda, io chiaramente davanti alla tutina con le mutande sopra e la figura gender fluid non posso che inchinarmi, insomma, è stata fantastica sta cosa, insomma, mi ha fatto fare una risata, penso che riderò pensando a sta figura che, insomma, hanno disegnato. Io credo sinceramente una cosa, no? Quando io ascolto proprio i contattati più che i contattisti, cioè quelli che sono stati rapiti, no? Se noi prendiamo il caso di uno dei più famosi, no? Quello del famoso boscaiolo negli Stati Uniti, che è diventato quasi un mito adesso, no? Insomma, passato più volte la macchina della verità, lui, gli altri testimoni l'hanno sempre superata. Insomma, stiamo parlando di una persona che sicuramente ha vissuto qualcosa di straordinario. Quando lui racconta di essere stato rapito, si ricorda questa figura grigia, eccetera, eccetera. Però lui si è ribellato a questa figura grigia, insomma, e riesce a scappare nell'astronave. Addirittura si ritrova dentro una stanza dove c'è una specie di planetario, eccetera, eccetera. Poi lo vengono a riprendere. Chi lo viene a riprendere è una persona, umana, cioè che ha una maschera in faccia, però è umano. Poi non si è capito perché lui aveva la maschera e l'altro no, però insomma lui ce l'aveva questa maschera e lo porta di nuovo in una stanza dove c'era questo famoso lettino metallico, dove poi avrebbe subito tutto quello che subiscono poi chi è preda di un abduction, no? Che succede? Che c'era questa figura, diciamo così, che era un po' rettiloide, un po' grigio, ma in fondo c'erano 5 o 6 elementi, adesso se non ricordo male, che erano perfettamente umani. E lui li descrive proprio così, biondi, occhi azzurri, magri, no? E sono loro che fanno gli esperimenti su di lui. Cioè, sono loro che lo tengono fermo. Dice, anzi, io, insomma, ero anche abbastanza forte, perché era un boscaiolo, insomma, quindi era uno che non era esattamente proprio, no? Uno Era che anche menava. abbastanza, esatto, insomma. Però, dice, non sono riuscito neanche a reagire, perché avevano una forza sovraumana, mi hanno praticamente sbattuto su questo letto e hanno fatto di me quello che volevano. Allora, probabilmente questa figura che si è creata un po' onirica, no? Del biondo, occhi azzurri, che poi ricorda molto il nordico, no? I famosi nordici, perché poi sono quelli, si è creata questa atmosfera New Age della Federazione Galattica dei Pianeti, dove chiaramente addirittura ci sono delle persone che fanno da intermediari fra federazioni. Cioè io leggo delle storie a volte dove ci sono delle persone che fanno da intermediazione tra cui, insomma, devo dire la sincera verità, anche Cory Good ha parlato di questo, no? Ha parlato di questa federazione, cioè, su tante cose io sinceramente resto un po' a bocca aperta. È un campo dell'ufologia che per me resterà sempre un po' borderline, perché insomma io cerco di stare un po' più sui fatti, cercare di comprendere quello che realmente è successo. Posso accettare le dichiarazioni chiaramente di chi mi dice io sono stato rapito, ho visto questi sei personaggi, hanno fatto delle operazioni su di me, lo capisco benissimo. Chi mi dice no, siamo venuti qua in pace, siamo venuti qua per salvarvi, vi salveremo, eccetera, eccetera. C'è da dire una cosa, è vero che ogni volta che si parla di nucleare escono fuori come i funghi, no? Questi famosi UFO, insomma, li abbiamo visti intorno a Fukushima, li abbiamo visti in tanti siti dove ci sono chiaramente gli stoccaggi di armi nucleari, questo è vero, sono apparsi, hanno fatto anche delle cose, hanno dato anche dimostrazione delle loro capacità, insomma, questo è stato raccontato da dei militari, quindi non è che io posso dubitarne, no? Di quello che raccontano loro. Però tra questo e la Federazione Galattica, secondo me c'è un abisso, insomma, questa Federazione Galattica che poi non c'è una fotografia, non c'è nulla. Si viene chiaramente, sai, è un po' il discorso Bongiovanni e tante altre situazioni che sinceramente vengono da un passato, come diceva giustamente Susi, dalla fine degli anni 70 in poi, e oggi si trascina ancora avanti, insomma, perché poi il problema è che le persone hanno sempre bisogno di qualcuno a cui aggrapparsi, no? Quindi Chiaro. cercano sempre il salvatore, cercano sempre qualcuno che si esponga per loro, perché loro non sono capaci di esporsi in prima persona. Quindi siamo sempre lì, insomma. È la stessa situazione politica, la stessa situazione nella vita in generale, insomma. È lo specchio dei tempi. Certo, sono d'accordo. Susi, nella puntata precedente io e Marco abbiamo anche introdotto un minimo Jacques Vallée e lui, se non erro, l'ha definito insomma uno abbastanza controverso nel campo, no? Tu cosa ne pensi, per esempio?
Ma guarda, io sinceramente sono molto 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 d'accordo con Jacques Vallée. Vabbè, ovviamente ogni ricercatore offre la sua tesi, ma mettendo insieme tutti i dati che sono stati raccolti dagli anni 60, quindi da quando hanno iniziato a studiare il fenomeno, ad oggi, quello che ne emerge è che è probabile, l'ipotesi parafisica è quella più credibile fra tutte le ipotesi, per una semplice ragione. Perché parafisico, prima di tutto, è una cosa su cui molti non riescono ad andare oltre. Non vuol dire che sono eterici di fumo e che fanno. No, in realtà parafisico vuol dire che loro riescono tranquillamente ad entrare in frequenza nel nostro mondo, senza problemi, diventano fisici, di fatto, esattamente come lo siamo noi, perché sono maestri delle frequenze. Molti adotti riportano il fatto che attraversino i muri. Certo, loro conoscono perfettamente la materia. E conoscono quella di cui è composta la materia, per cui è normale che riescano a fare delle cose che a noi, un po' come omini delle caverne, sembrano delle magie. In realtà non è nient'altro che una conoscenza approfondita. Ad esempio, anche sempre per tornare al discorso Jacques Vallée e alla sua ipotesi parafisica, anche le analisi del laboratorio ci dicono qualcosa di enorme su questa cosa. Le prime analisi che sono state, i microchip, prendiamo i microchip, hanno una Sì, parte. apriamo quel discorso, sì. Questo è da dire, ragazzi. Hanno una particolarità che è enorme, immensa, e cioè la composizione atomica gira al contrario. Questo vuol dire che arrivano, possiamo prendere in esame, opinione personale, ragazzi, queste sono cose che mi sono ricercata io, per cui saranno anche opinabili, ma possiamo prendere in esame l'universo specchio di Turok, che comunque era un fisico molto in gamba. L'universo specchio è esattamente questo, non c'è nulla di fantasioso, nulla, è semplicemente scienza, è la logica, no? Se esistiamo noi esiste anche un polo negativo positivo di quello che noi siamo. Per cui il fatto che la composizione atomica dei microchip sia al contrario, sia invertita, dalle ricerche scientifiche la scienza ufficiale ti dice, ah, è ferro meteoritico che arriva da un altro universo, da un altro fuori dal nostro sistema stellare, no? Diciamo, boh, no, mi sembra una cagata, cioè, ma no, poi incistato dentro l'adotto senza ucciderlo, ma no, ragazzi, proprio Mazinga, ma no. E quindi la cosa più logica è questa. Non solo i microchip hanno questa composizione atomica che letteralmente ruota al contrario, ed è già eccezionale da sola questa cosa, ma sopra i chip sulla pelle dell'adotto, una delle prime indagini che viene fatta è proprio l'analisi a lampada di Wood. Quindi è una lampada a luce nera, ad ultravioletti. Quindi tu fai il controllo. Là dove c'è un marchio luminescente, sotto ci saranno innestati i microchip. Questo marchio luminescente è un sistema nervoso che si collega perfettamente all'ospitante. Quindi vuol dire che noi non abbiamo a che fare con tecnologia, noi abbiamo a che fare con una forma di vita che non è vita, non so, ragazzi, aiutatemi a trovare la parola, non è facile. È qualcosa che se viene rotto si ricompone nel giro di 12 ore. È qualcosa che ha un sistema nervoso che si collega all'ospitante per evitare il rigetto, cose che negli anni 60 e 70 erano Un non un simbionte quasi. simbionte, bravo, e manda degli impulsi a delle zone del cervello specifiche. Le zone sono collegate inoltre della posizione di questo microchip all'agopuntura cinese. Quindi va a ragazzi, è incredibile questo discorso qua, è immenso. Però questo ci Immagino. dice che non hanno una tecnologia materiale come noi la concepiamo, va fuori dalla nostra concezione. È sbagliato chiamarli microchip, ma non esiste una parola per descriverli. Ok? Per Fantastico. cui per questo l'indagine parafisica ha molto più senso rispetto all'indagine Viti e Bulloni, a Bulloni, perché qua siamo davanti a qualcosa che piega lo spazio, il tempo e la materia a suo uso e consumo. Non è più roba che noi possiamo capire, va molto oltre. Marco, vorrei sentire la tua su questo?
Sì, ma guarda, sul fatto di questi famosi oggettini alieni che vengono trovati sul corpo, insomma, come dicevamo prima, Roger Lear, ne ha estratti, mi sembra, 30, insomma, da ogni parte del corpo. Poi, come ti dicevo l'altra volta, ho sentito testimonianze che facevano veramente ridere, insomma, quelli che l'hanno trovato al piede, ha detto no, perché tu hai calpestato un micrometeorite e poi sei incistato, cioè, ho sentito delle cose che lasciamo stare, insomma, delle scuse che erano più banali dell'abduction, cioè, a quel punto è meglio che dici, guarda, forse sei stato addotto, perché avresti fatto una figura migliore, secondo me. Però ecco, ad esempio, una cosa che hanno trovato in queste, perché poi queste strutture, tra l'altro, sono ricoperte da una crosta che, tra l'altro, non lo tagli neanche con un bisturi temprato, cioè ci vuole proprio un laser per aprirli. Non so se rendo l'idea. E oltretutto hanno trovato, proprio perché non si abbia rigetto, una forte dose di cheratina, no? In modo tale che così, insomma, rimanga all'interno. E come diceva giustamente Susi, si innestano nel sistema nervoso. Quindi stiamo parlando veramente di un qualche cosa di vivo, come dicevi tu, un sembionte, un qualche cosa che effettivamente all'interno, e tra l'altro si collega a quei punti fondamentali del nostro corpo, del nostro pensare, del nostro sentire, ma sentire non con le orecchie, il nostro sentire vero e proprio. Quindi qua effettivamente stiamo parlando di entità che hanno delle capacità che vanno ben oltre il nostro immaginario, su questo no, non c'è alcun dubbio. Sì. Sono d'accordo su questo e sono d'accordo che la visione che ha Jacques Vallée su questo sia condivisibile. Quello che è un po' come con John Mack, no? Allora, John Mack alla fine poi si faceva delle domande, si chiedeva: ma sono buoni, sono cattivi, no? Cioè, in realtà, secondo me, la risposta perfetta quella data Jacobs, quando gliel'hanno chiesto, ha detto: ma questi non sono né buoni né cattivi, questi fanno semplicemente quello che devono fare, sono i loro scopi, che non sono i nostri. Quindi la cosa mi rende pessimista, perché loro hanno delle capacità che noi non abbiamo neanche, non possiamo neanche sognarci di avere. Quindi faranno sempre il bello e il cattivo tempo con noi. Ecco, secondo me, questo è il modo migliore per affrontare determinate situazioni, cioè comprendere che loro stanno facendo quelli che sono i loro scopi, come noi facciamo con i topi, come noi facciamo. Cioè, per loro siamo un allevamento, vogliamo Certo, definirci così, certo. insomma. No, qui apriamo cioè si può aprire il discorso del fatto delle sperimentazioni, insomma, sugli animali, dice in un certo senso sarebbe un male per loro, ma è alla fine un bene per noi, quindi chi ha ragione, chi è? C'è semplicemente una natura predatoria Sono che scopi, sono imposta. soltanto semplicemente Esatto. scopi, loro hanno i loro che chiaramente non coincidono con i nostri, tutto qui. Sono d'accordo. Susi, volevo chiederti invece per quanto riguarda il panorama italiano, perché in Italia il caso Amicizia, Valerio Lonzi, ce ne sono stati parecchi. Tu sai qualcosa sulla veridicità, su quello che è successo in generale da lì ad oggi? Insomma, qual è l'argomento che a te ha colpito di più, per esempio? Allora, riguardo al caso Amicizia, ma io ci tengo sempre a sottolineare che non metto in dubbio quel che dicono. Io non penso che siano in malafede queste persone, attenzione, non, ma non mi permetterei, per quale motivo? Però penso che siano stati ingannati anche loro. Ad esempio sul caso Amicizia, Sama Ciccia, che era un po', diciamo, il capo, non è una parola proprio corretta, però diciamo il capoccia, no, di questa situazione, aveva portato via dei camion di frutta, verdura, per darli a questi fratelli cosmici, però poi insomma si era fatto dare diverse cose, ma poi è stato condannato per truffa, e l'hanno condannato per truffa. Ecco, io non credo che i fratelli cosmici vengano da me, che non sono manco agricoltore, e mi dicano: no, portami un po' due asparagi, due cavoli, due zucchine, così, così portami un camion. E gli dico: ascolta, senti, giovane, nel senso, ma mi danno furto, ma vattelo a prendere te con raggio laser aspiratore dei campi, nel senso. Per cui ecco, anche queste cose mi hanno sempre lasciata un po' con l'amaro in bocca. Poniamo il caso che tutto fosse vero, che la storia fosse vera, e va bene, riconosciamola come reale, effettiva, tangibile. Va bene, oh, cos'è cambiato? Cioè, da quando sono arrivati, se non l'accollarci il senso di colpa di non essere alla loro altezza, di non essere stati in grado. Niente, hanno portato altro malessere, altra frustrazione e altra tristezza fondamentalmente. Direi che non avevamo bisogno, no? Grazie, fratelli cosmici, meravigliose mutande sopra la tutina, però avremmo bisogno, cioè era meglio un dito in un occhio, no? Allo stesso prezzo. Ah sì, sono d'accordo, guarda. Marco, vedo che ridi. E E come fai a non ridere le con Susi? Ridere per forza. È mutande. bellissimo, è bellissimo. Sì, no, io questi famosi W56 mi sembra che si chiamavano, se non erro, no? Quelli del caso Amicizia, che
Tra l'altro, insomma, io quando ho studiato questo caso, poi mi sono reso conto che nell'arco del tempo questa era una cosa che si ripeteva, nel senso che attualmente in questo momento mi sembra che ce ne sia uno in Russia di caso amicizia che più o meno è sulla falsa riga, un altro ce n'è in Cile. Quindi, insomma, sai, sinceramente, come diceva giustamente Susi, io non, sinceramente non metto in dubbio la buona fede di questi personaggi. Lo stesso Zanfretta, io non riesco a metterlo in una persona che sia in malafede, è una persona talmente genuina, talmente trasparente. Io credo fortemente che lui quello che racconta è quello che vede. Il problema è ciò che vede o ciò che gli fanno vedere. Questo è il problema. Cioè, quello che gli mostrano, insomma, il fatto della scatola, ti ricordi che doveva contattare quel famoso negli Stati Uniti, si è ammazzato per cercare di contattarlo, insomma. Ma voglio dire, no? Ma tu vai direttamente e daglielo, no? Cioè, c'è bisogno di un intermediario che gli debba portare sta scatoletta con dentro tutti questi segreti, questa famosa sfera dove tu ci poggiavi la testa e vedevi, no? Ma perché? Che poi, insomma, Zanfretta racconta e dice, io l'ho vissuta questa esperienza, me l'hanno fatta fare questa esperienza, e sono convinto che lui l'abbia fatta quell'esperienza, però bisogna vedere ciò che gli hanno indotto di vedere. Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa, sinceramente. Purtroppo il problema è che molto spesso, e questo bisogna notarlo, cercano un certo tipo di persone per fare queste cose, ok? Che non sono né cattive, né sono persone semplici, per cui è facile, insomma, mostrare una realtà che non esiste. Se ci provano magari con Susi li manda a fanculo, per dirti, no? È normale, perché insomma è una persona che il tema l'ha studiato, lo conosce, se gli si presenta una cosa del genere, li manda a cagare, ma è anche giusto così. Probabilmente reagirei allo stesso modo io. Nel momento in cui accade, chiaramente, come nel caso amicizia, San Macizio... A me forse invece prendono, io sono semplice su queste cose qua, quindi mi faccio, come si dice, bindolata alla mutandona in qualche modo. È per questo che io e Susi ci siamo messi insieme, è anche una missione nostra, quella di farti capire, insomma, che... Sta attento che se ti succede una zanfrettata, infatti questa insomma... puntata è per me, io vi ringrazio che mi sta aiutando a non essere addotto da mutandoni, di scherzo ovviamente. No, ma è bello anche prenderlo così sta argomento, anche perché se no veramente, cioè non è che possiamo sempre, è un argomento talmente pesante, talmente scuro, talmente dark, talmente grigio, no? Su tante cose. Quindi ogni tanto bisogna anche respirarlo, no? Ma infatti io sono contento, son contento di trattarlo con voi, effettivamente, perché ormai c'è un clima tipo da casa, anche se voi vi siete conosciuti adesso, no? Però ammetto che io non ho mai aperto questo tipo di discorso con altre persone, anche perché è un argomento che mi ha sempre un po' intimorito, vi dico la verità, da quando ero bambino, insomma, mi ha sempre un po' intimorito. Adesso che ne ho avuto la possibilità di poterne parlare con persone anche di un certo livello, ho sempre rifiutato, finché poi mi sono trovato con voi due e ho accettato, e anzi sono stato io a proporvi questa collaborazione per affrontare magari, non dico per la prima volta, ma comunque sia nel web per una delle prime volte in maniera anche molto più leggera questo tipo di argomenti, no? Quindi vi ringrazio intanto per la vostra collaborazione e presenza. Un piacere. Poi volevo tornare un attimo da Susi, sempre insomma forte della mia non conoscenza di certe cose, però ho sentito durante i miei studi spesso delle varie razze aliene. Qualcuno ha provato a stilare dei campionari, no? A dire insomma rettiliani piuttosto che grigi, piuttosto che biondi a cinque dita e via dicendo. Parliamo sempre di entità che vengono in qualche modo dall'esterno, perché poi io so che tu hai fatto un gran lavoro anche con il discorso dei rettiliani insieme a tanti altri ricercatori, e mi sembra di capire che non sia proprio la stessa cosa, sbaglio? Allora, guarda, qua entri in un argomento veramente difficile. Io, ovviamente, logicamente, sostenendo l'ipotesi parafisica, sentir parlare di razze mi fa sorridere, perché credo che allora dovremmo tenere in conto la razza Gesù, perché hanno visto gli adotti, purtroppo hanno visto anche Gesù Cristo, la razza ragno gigante, la razza, ma te ne potrei dire mille, nel senso, hanno visto veramente di tutto. Per cui riuscire a categorizzarli in razza è molto difficile, perché è vero che i rapimenti sono sempre avvenuti, perché vi faccio un esempio stupido. I nordici, quelli che vengono chiamati biondi, no? I biondi alti, sono uguali alla maggior parte della visione religiosa, no? Quindi madonne hanno questa fisicità eterea, no? Beh, angelicata quasi, sono angeli. I rettiliani potrebbero essere gargoyle o naga, come li abbiamo visti nell'antichità, insomma. È come se ad esempio i grigi erano popolo formica degli indiani.
cioè ci sono sempre stati, loro si presentano sempre più o meno con gli stessi aspetti, più o meno, impersonando tante cose diverse. Sì, c'è una categorizzazione, diciamo, delle cose più importanti, i primi a farla, vabbè, sono state Bud Hopkins, la Turner, David Jacobs, ok, siamo d'accordo, quindi abbiamo gli alti biondi con gli occhi azzurri, abbiamo umanoidi piuttosto che grigi, piuttosto che reptoidi, piuttosto che rostroidi, piuttosto che picchi di vedova o testa cuore, ne abbiamo tantissimi. Però io non sono dell'idea che loro assumano la forma. Allora, partiamo dalla nostra consapevolezza, in un certo senso? In parte, anche sì, in parte. Però se noi siamo manifestazione delle frequenze, e noi siamo la manifestazione di una frequenza specifica, loro sono la manifestazione delle loro frequenze. Quindi parlare di razza è molto difficile. Il discorso è un po' diverso per i rettiliani. Premetto che io non credo assolutamente che la regina Elisabetta si levi il... si apra l'impermeabile e sotto ci sia una lucertola di 6 metri, ok? Partiamo da questo presupposto. Ma credo che, come è stato spiegato da Credo Mutua, che era questo grandissimo sciamano africano, lui spiega molto bene che cosa sono i reptoidi, i rettiliani. Ed è assolutamente una razza precedente alla nostra. In effetti, se voi ci pensate, nella natura, se noi pensiamo al mondo naturale, è ridicolo pensare che l'essere umano non abbia un solo nemico naturale. È assurdo, perché siamo dei sacchettini di organi ricoperti di pelle rosa vellutata, non abbiamo unghie, non abbiamo artigli, siamo molto intelligenti, ma io voglio vedere se fai un'equazione in faccia a un leone che ti sbrana. Cioè, sì, sei intelligente, ma serve fino a un certo punto l'intelligenza. Ci ha fatto organizzare, ma è possibile che non abbiamo un solo nemico naturale? Se la nostra mente è così sviluppata e ogni animale al mondo ha un nemico naturale, ma anche solo un parassita, è plausibile pensare che anche noi, in un modo o nell'altro, abbiamo dei parassiti o comunque dei nemici naturali in una qualche misura, che siano anche solo nemici della mente, oltre che del corpo. La seconda cosa che mi viene da dire, per quanto riguarda sottoterra, noi non sappiamo nulla del mondo che c'è sottoterra. Non entriamo nel discorso di Terra Cava, per carità, non mi interessa adesso parlarne, perché se no ne parliamo un mese o 2 mesi. Però, ad esempio, ci sono state delle grotte in Cina, le grotte più profonde che siano mai state scoperte. Parliamo di un ecosistema con fauna e flora aliena, a sé stante, nuvole, piogge indipendenti, una grotta talmente grande da avere un bioritmo e un biosistema all'interno completamente indipendente. Quindi chi mi dice che lì non si siano sviluppati delle entità o delle creature? Ricordiamo che poi i rettili, come razza, come genere, diciamo, nell'evoluzione, avrebbero un vantaggio di 72.000 anni. Perché noi siamo gli unici? Perché noi siamo gli unici? Per me non ha senso. Siamo gli unici a creare delle costruzioni, siamo gli unici a creare tecnologia, siamo gli unici ad avere un vocabolario e tante lingue diverse per ogni angolo del mondo. Siamo davvero gli unici a fare determinate cose. Io non credo che noi siamo gli unici. Ecco, non credo di essere l'unica. Penso che ci sia, esattamente come per il cane esiste il lupo, e noi abbiamo tutti i tratti di una razza prettamente domestica, esattamente come per il gatto esiste la tigre, per l'essere umano cosa esiste? Bella domanda, bella domanda. Non è la scimmia, e non è la scimmia. Bella scimmia, no, è una bella scimmia, nel senso che bisognerebbe capire. Ma vengo subito da Marco con la stessa idea. Cosa ne pensi tu, Marco? Sì, beh, insomma, guarda, neanche a farlo apposta, proprio l'abbiamo fatta anche insieme, Adina, sul mio canale, una puntata proprio sull'origine dell'umanità, no? E mi sembra chiaro che praticamente Susi ha detto esattamente quello che stavamo dicendo noi, insomma. Noi non abbiamo un antagonista, noi abbiamo delle caratteristiche fisiche che sono assurde, una pelle che non ci protegge, dei capelli che continuano a crescere in maniera smisurata, e a differenza di tutto quello che c'è in natura, perché il capello, insomma, che ti cresce davanti agli occhi o che comunque ti impedisce i movimenti, di certo non è un salto evolutivo, ma tante altre cose, insomma. Poi c'è il fattore RH negativo, che assolutamente significa non poter provenire dai primati, da certi primati,
c'è il fatto che noi ci accoppiamo frontalmente contro tutto il resto del mondo animale, poi arriva quello, come dicevo, che ti dice ma c'è il bonobo, ok, allora noi e il bonobo, allora io mi accoppio con un bonobo, cioè non ha senso, no? Allora il bonobo perché non si è sviluppato esattamente come noi? Cioè ci sono delle incongruenze. Anche per esempio il parto, no? Che viene comunque sia fatto in anticipo rispetto a quando il feto dovrebbe essere totalmente sviluppato, come per esempio succede nei cavalli e in altri animali che escono direttamente già pronti per camminare. Noi ci abbiamo un paio di mesi in meno che quando il feto esce, in un certo senso è proprio ancora dovrebbe star dentro in qualche modo, volendo parlare in termini veramente di strada, no? Sì, ma ci sono delle caratteristiche in noi che non c'è in nessun'altra razza al mondo. Quindi è chiaro che, insomma, poi vogliamo parlare dell'evoluzione, vogliamo parlare dei buchi che ci sono nell'evoluzione, ma anche dell'evoluzione della vita stessa su questo pianeta. Ci sono dei buchi enormi, come dicevamo pure l'altra volta, dove noi che cosa facciamo? Diciamo, no, ma è successo questo, ma quante volte potrebbe succedere? Una volta ogni 100 milioni, però è successa. Poi dopo un po', ma com'è successo quest'altro? È successo, ma una volta ogni 100 milioni, cioè praticamente un concatenamento di cose impossibili che ci hanno portato a dire proveniamo da e la vita è nata così sulla Terra. Quindi su questo sono perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda i rettiliani, io, guarda, ho anche seguito qualche video che ci ha fatto proprio Susi, e l'ho trovato molto interessante quando parlava soprattutto di una specie evoluta, no? Da un certo tipo di, insomma, i sauroidi esistevano prima di noi, no? E lei proprio spiega in maniera, e quindi vi consiglio anche di andarlo a vedere perché è molto interessante, spiega con dovizia di particolari come potrebbe essere successo questo e perché poi oggi li abbiamo sottoterra, perché poi eventualmente questa non sarebbe neanche una razza extraterrestre, ma sarebbe intraterrestre, semmai, insomma. Quindi il rettiliano poi è una cosa che in pochissimi hanno visto. Mi ricordo che c'è, mi sembra, un racconto di una donna russa, se non mi sbaglio, che raccontò di aver visto una cosa del genere. C'era il racconto di un italiano, che è quello che tra l'altro io vorrei intervistare, adesso l'ho contattato proprio perché dice, insomma, di avere, al di là delle prove anche fisiche, insomma, ha fatto studiare alcune cose che ha trovato in una zona dove ha registrato dei suoni fuori da ogni norma, no? Io li ho sentiti questi suoni, effettivamente, insomma, sono un po' inquietanti. Dove appunto più persone hanno detto di aver visto una figura rettiloide, quindi insomma è interessante ascoltarli, questo sicuramente sì. Scusa, però posso chiedere, dimmi. Stai parlando di Vincenzo Tufano? Tufano, sì. Ah, l'ho già sì, l'ho intervistato anch'io, a me è piaciuto tantissimo. Vedrai che lui è veramente in gambissima, lui è Sebastiano Di Gennaro, che lui è proprio il padre dell'Homo Saurus, e ha scritto anche lui un libro, Homo Saurus, proprio omonimo. È incredibile, sì, no, ricerche veramente gigantesche. Vedi che bello, quando è bellissimo perché stai nuotando nella stessa acqua, no? Questo è fantastico, insomma, io non sapevo neanche, guarda, allora adesso che me l'hai detto me la andrò a cercare sul tuo canale perché sono veramente interessato a questa cosa. Io l'ho scoperta su Facebook, insomma, ho visto il suo sito e ho scoperto tante cose, te lo devo contattare assolutamente, ho visto che c'è anche il telefono, quindi... Quindi è come Mariotti, ad esempio. Mariotti pure è un altro personaggio che tu hai intervistato, no? Secondo me Mariotti è una persona che ti fa dei collegamenti che ti lasciano... Io Patrizio Mariotti l'ho ascoltato la prima volta, mi ricordo, sulle ali del bruco, no? E rimasi entusiasta di quello che disse. E quindi incominciai a seguirlo e poi l'ho trovato pure sul canale di Susi, chiaramente, perché poi basta scrivere Mariotti, insomma, ti appaiono. Tu pensa che io ogni tanto mi approccio a qualche ricerca e il caso non esiste, ma arriva sempre qualche video di Patrizio Mariotti che c'ha sempre qualcosa da dire su tutto, quindi io spero che se senta questa intervista, questa chiacchierata tra di noi, io lo invito, insomma, a unirsi a noi per una prossima puntata qualsiasi momento voglia. Quindi guarda, io l'ho già contattato telefonicamente e faremo un'intervista, mi ha chiesto soltanto del tempo, dopo il 15 di settembre, perché chiaramente ha delle conferenze, ma con lui, se mi riesce, vorrei farci anche due o tre puntate perché è veramente un pozzo da cui attingere a piene mani, insomma. Io guarda, è una libreria vivente, Patrizio, una libreria, sì. Cioè mostruoso lui, sì, veramente. Sì. No, ma poi a me piace proprio il suo modo di porsi, cioè i collegamenti che fa, cioè tu ti trovi veramente quel fil rouge che unisce tante situazioni a cui tu magari neanche avevi pensato, no? Che conoscevi, però insomma che lui riesce a collegarti in maniera esemplare, quindi questo lo trovo veramente straordinario, quindi va assolutamente intervistato. Però ecco, tornando appunto ai rettiliani, torno a ripetere, per me, come dice giustamente Susi, semmai è un'evoluzione e semmai
a che fare con una società intraterrestre, e qui potremmo aprire un'infinità di informazioni su quello che sono le basi sotterranee, le magari dams. Ci facciamo una puntata, un'altra puntata insieme. Su questo, insomma, potremmo parlare da Dulce a dove vuoi tu, insomma. Poi, dove, tra l'altro, scusami. No, dimmi, vai. No, dicevo che tra l'altro sono presenti, anzi onnipresenti nella storia dell'uomo fin da tempi antichissimi, in tutte le culture del mondo. Quindi è quello che mi fa sospettare che ci sia qualcosa sottoterra probabilmente. E se no, non avrebbe senso che sempre la stessa figura, dai Naga fino dal Giappone all'India, dal Messico, dagli indiani d'America, veramente è a macchia d'olio questo fenomeno. E per quello è assolutamente da indagare. Addirittura la NASA ha fatto degli studi, non che io mi fidi della NASA, ragazzi, per carità, però ci sono dei ricercatori comunque validi che hanno fatto degli studi proprio sull'ipotesi, insomma, Dale Russell, sì, si chiamava Dale Russell, molto interessanti da vedere. Bene. Marco, non so se volevi terminare qualcosa. No, che altro aggiungere, insomma, penso che abbiamo detto quello che bisognava dire su determinati argomenti, insomma. Ok, bene, questo qua è stato una sorta di esperimento, diciamo, per prima di tutto per conoscerci noi tre e poi per andare a parlare di un argomento, appunto, che, come ho detto anche prima, è particolarmente, insomma, ampio e a volte anche un pochino pesante, quindi noi l'abbiamo alleggerito facendo questa connection che spero si ripeterà quando voi volete, ragazzi, siete benvenuti, il venerdì alieno, insomma, continua sicuramente, quindi quando voi volete ci rivediamo, come ci rivediamo con tutti quelli che hanno seguito questa puntata, perché mi immagino che sarà piaciuta, perché è una puntata estremamente particolare, almeno per quanto riguarda il punto di vista. Noi, non, come detto prima, non trattiamo spesso questi temi, ma ci stiamo introducendo adesso e lo facciamo nel migliore dei modi. Quindi ringrazio Susi, un abbraccione grandissimo, grazie. Grazie a te, come sempre, è stato un piacere conoscere Marco. Piacere mio. E ringrazio appunto il mio caro amico Marco, ormai, che dimostra di avere conoscenze in tutti i campi, quindi grazie Marco. Sono un tuttologo io oramai, vedi, questa è la cosa bella. No? Occhio di sta parola che poi... Occhio di tuttologo che poi dopo si scagliano addosso, ti dico, solo. Ma sai, io ho le spalle larghe, quindi non è che me ne può fregare più di meno del pensiero altrui. E tanti capelli soprattutto. Io ringrazio Adrian per avermi dato tanto l'opportunità di parlare con Susi, che è una persona che io seguo, sarò segnato sul tuo canale, penso che mi sono... 5 anni fa, più o meno, sì, 5 anni che ti seguo, quindi insomma ritengo veramente le sue ricerche straordinarie e vale la pena veramente di visitarlo il suo sito, troverete tante cose interessanti, e poi ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato e spero di avere la prossima occasione per magari trattare un semplice argomento, perché qui quando si generalizza poi ci perdiamo. Esatto, io purtroppo ho questo piccolo difetto che a me piace, insomma, generalizzare, ma approfondiremo, ve lo prometto. Quindi con questa promessa io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao, grazie.